Allora, ciao a tutti, mi chiamo Mimma Greco e sono una donna di 57 anni, sposata con due figli. E sono, praticamente, mi sono proposta come candidata perché io credo che la cosa più importante per questo paese sia portare della gente diversa all'interno della politica, per cambiare finalmente il modo di fare politica in questo paese che è stato ed è appannaggio esclusivo di tutta una cerchia di persone che definiamo tranquillamente casta e che si arrogano di assumersi dei diritti per sé e lasciare agli altri le briciole di un'esistenza, insomma, ai limiti del possibile. Questa cosa credo che sia possibile in questo momento grazie alla presenza del Movimento 5 Stelle, che rappresenta l'unica forza, chiamiamola politica, che può permettere alle persone di riprendere il proprio ruolo e di prendersi in mano il proprio destino. Quello di cui noi abbiamo assolutamente bisogno è che entri gente nuova all'interno delle istituzioni per cambiarle e cambiarle davvero da lì dentro, perché non basta parlare così come fanno tutti e dicono pubblicamente delle cose e poi privatamente ne fanno altri. È quello che vediamo tutti i giorni sui giornali di gente che viene scoperta perché ha truffato, perché ha fatto comunque delle cose che sono penalmente perseguibili. Quello che mi angoscia in questo momento, perché io sono qua adesso, è perché chi propone un cambiamento in questo paese, il primo atto che ha fatto è mettersi d'accordo con un criminale che invece di andare a fare delle leggi per noi dovrebbe stare da un'altra parte e invece continua a decidere e a poter assumere delle decisioni che ci riguardano. Quindi questa è per me la cosa più importante, proprio il cambiamento delle persone all'interno della politica, perché queste persone che hanno fatto politica fino adesso non la cambieranno mai, solo gente nuova la può cambiare. Il Movimento 5 Stelle rappresenta questa opportunità di poter portare gente nuova nelle istituzioni e peraltro gente competente, perché la maggior parte di quelli che sono stati eletti nel Movimento 5 Stelle sono quelli che davvero sono informati e sono in grado di valutare anche tecnicamente determinate questioni. È l'unica forza che permette ai giovani di potersi interessare della politica, perché ultimamente vedevamo solo vecchi marpioni, gente che non si capisce bene cosa ci sta ancora a fare, insomma, dovrebbe stare proprio da un'altra parte. È importante quindi questo rinnovamento, perché noi dobbiamo portare all'interno delle istituzioni gente onesta e capace.